4 marzo. Mai Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Romani 5:8. Perché lo fece? Un colloquio tra un credente e un incredulo. L'incredulo affermava che era troppo cattivo e che Cristo non poteva aver cura di lui, ma l'altro affermò che egli morì per salvare i peccatori. Difatti, il Vangelo afferma che quantunque noi abbiamo peccato contro di lui, egli ci ha tanto amato, che per noi è venuto dal cielo, ha sofferto ed è morto al posto nostro ed ora ci chiama. Egli vuole purificarci da ogni peccato e renderci puri alla sua presenza, vuole che noi viviamo con lui nella sua gloria. Egli è stato ferito per le nostre trasgressioni, fiaccato per le nostre iniquità ed il castigo, per cui abbiamo pace, è stato sopra di lui. Puoi tu resistere a tanto amore? Il Signor Gesù disse: chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna e non viene in giudizio, anzi è passato dalla morte alla vita. Caro amico che leggi questo foglietto, non essere incredulo pensando di aver fatto troppo male e che per te non c'è speranza. Considera che Cristo ha sofferto al tuo posto, egli giusto per gli ingiusti per condurci a Dio. 1 Pietro 3:18. Perciò è già stato fatto tutto. Non ti resta altro che credere in Gesù e sarai salvato. Atti 16:31. Puoi leggere la meditazione dall'app disponibile per App Store, Google Play e App Gallery.